Era ora, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui la recensione del Phantom 4 Pro. Siamo qui con il piccolino di casa DJI, che ormai sforna droni come se piovesse, e vi parlo velocissimamente delle caratteristiche tecniche di questo nuovo drone DJI. La cosa che più mi colpisce è quella che avete qui davanti ai vostri occhi, ovvero la nuova telecamera con un sensore da un pollice che ci permette di utilizzare la camera sia con le impostazioni automatiche classiche, sia con le impostazioni manuali con ISO e shutter regolabili, ma anche con l'apertura regolabile da 2.8 a 11F, utilissima in tutte le condizioni di luce. Tra l'altro, se abbiamo la possibilità di utilizzare anche dei filtri ND, otterremo dei risultati fantastici. Per chi fosse interessato, ci sono quelli della Polar Pro, Polar Pro Cinema, qualcosa del genere. Comunque ve li metto qui sotto in descrizione, che così se volete andare a vederli ed acquistarli sapete dove andare a trovarli. Oltre a questo, cosa è cambiato nel Phantom 4 Pro in confronto al predecessore Phantom 4? Come vedete qui abbiamo le nostre telecamere per l'obstacle avoidance, che però, attenzione, sono finite anche dietro, quindi abbiamo altre due camere per il rilevamento e l'evitamento degli ostacoli, abbiamo le classiche due camere anche qui sotto per il rilevamento degli ostacoli, con all'interno i due sonar che riconoscono l'altezza del terreno e quindi il posizionamento anche senza i GPS all'interno di luoghi chiusi fino ad un'altezza massima di 10 metri, e hanno aggiunto anche dei sensori laterali. Non sono telecamere, sono sensori ad infrarossi, e state attenti perché non sono attivi sempre, ma sono attivi solo ed esclusivamente con il beginner mode. Quindi se non state utilizzando il beginner mode e siete entrati nella modalità normale, state in occhio perché di lato non ci sono delle telecamere di evitamento degli ostacoli. Il telecomando si presenta uguale al telecomando precedente. C'è la possibilità di gestire gli ISO, l'apertura e lo shutter tramite questa rotella. C'è la possibilità di fare le foto con un pulsante che vi permette di avere un click per la messa a fuoco e un click definitivo invece per scattare la fotografia. Il pulsante di pausa delle modalità speciali. La rotellina che vi serve per andare a gestire il tilt del gimbal. Il pulsante di registrazione del video stesso e la levetta che passa da P mode a Sport mode a AT mode. Queste tre impostazioni vanno attivate all'interno dell'app. Se non le attivate, il drone non riuscirà a passare né in modalità sport né in modalità atti. Vi ricordo che nella modalità sport i sensori degli evitamenti degli ostacoli sono completamente disabilitati, quindi il GPS funziona, ma se ci vogliamo schiantare contro un muro ci riusciremo tranquillamente. Che altro vi posso raccontare di questo drone? Beh, la nuova batteria è... Allora, questa è una vecchia batteria del Phantom 4, che per darvi un'idea è da 5350 mAh. Questa invece è la nuova batteria del Phantom 4 Pro, che è di 5870 mAh. La differenza, a parte il prezzo notevolmente più alto per la batteria del Phantom 4 Pro, è di circa 4 minuti di volo. A parer mio continua ad essere molto più interessante avere magari una batteria in più del Phantom 4 piuttosto che avere una batteria del Phantom 4 Pro, perché 4 minuti di volo non mi fanno la differenza, anche perché rimangono per aria talmente tanto questi mezzi ormai che superano i 20 minuti tranquillamente, 25 minuti dichiarati per il Phantom 4, 29 minuti dichiarati per il Phantom 4 Pro. Bene, andiamo ad inserire quella batteria che è carica, quindi la batteria del Phantom 4, non quella del Phantom 4 Pro, e andiamo a vedere le impostazioni direttamente dal menu. Accendiamo la radio, accendiamo il drone. Ok, eccoci qui. Mi chiede di fare l'update del firmware, ma sapete bene che io sono contro gli update del firmware, quindi sto mantenendo un firmware un po' più vecchiotto che comunque funziona da Dio e ha tutte le impostazioni già di utilizzo necessarie che voglio mostrarvi. Nella parte sinistra del monitor abbiamo il decollo automatico, che è il primo pulsante in alto a sinistra,
con la possibilità di fare appunto il take off, uno slide to take off. In questo momento non mi interessa. Abbiamo la possibilità di ritornare a casa, il return to home, che è il pulsante sotto, e sotto invece è il pulsante che mi interessa spiegarvi oggi, ovvero il pulsante dove si entra nelle funzioni speciali: normal, draw, gesture, active track, tap fly, tripod mode, terrain flow, point of interest, follow me, waypoints, home lock e course lock. Di tutta questa sfilza di interessantissime opzioni, quelle su cui mi voglio soffermare oggi sono l'Active Track, il Tap Fly, il Tripod Mode, il Terrain Follow e il Point of Interest. Prima di decollare con il mezzo, vi voglio mostrare tutte le novità che sono state applicate a questo mezzo. Partiamo dal discorso che l'apertura può essere gestita tramite il solito pulsante. Il pulsante è questo qui. Ok, è sia una rotella che un pulsante, quindi noi andando a pigiare il nostro pulsante andremo a gestire gli ISO, quindi a seconda di quanto alzo gli ISO andrò a gestire la luminosità, lo shutter, un sessantesimo, un cinquantesimo, un trentesimo e via dicendo, e poi l'apertura che parte da 2,8, eccola qua, e arriva fino a 11. La possibilità di andare a riprendere a 4K a 50 frame al secondo se siamo in PAL, a 60 frame al secondo se siamo in NTSC, quindi veramente fantastico. E facciamo un test di quei comandi che vi dicevo prima, vi faccio vedere un po' come funzionano tutti questi comandi. I rumori che sentite sono semplicemente i rumori dei sensori degli ostacoli. Vedete che ci sono sia sulla parte davanti che sulla parte dietro i sensori degli ostacoli. Ci spostiamo fuori da qui così smettono di suonare. Ok. Allora, partiamo con i nostri menu avanzati. Da dove vogliamo partire? Innanzitutto apriamo l'applicazione e decidiamo di utilizzare l'Active Track, che è il mio preferito, ammetto. Gli diamo l'ok e andiamo a selezionare. Sono troppo distante, quindi mi avvicino un po' con il drone alla mia persona. Ok. Lui mi dice che adesso vado bene, ma se non volessi potrei comunque riselezionarmi nuovamente. Gli do l'ok e anche lasciando il radiocomando in questo punto qua, il drone riuscirà a seguirmi senza nessun problema. Adesso mi sposto un po' per farvelo vedere e poi recupero il radiocomando al volo. Abbastanza chiaro, approfitto e faccio anche una registrazione mentre mi sposto. Segue addirittura l'altezza di questo drone, quindi in confronto al vecchio Phantom 4, il Phantom 4 Pro riesce a mantenere anche questo la salita del mezzo. Vi mostro il Tap Fly, quindi scegliamo l'opzione free, che è quella che mi piace di più. Gli diamo ok, gli diamo un go e lui parte per una direzione e io posso, mentre lui segue quella direzione, ruotare tranquillamente con lo yaw e lui continuerà ad andare dritto. Quindi è come avere una sorta di spider cam che ci permetterà di andare sempre nella stessa direzione, ma possiamo ruotare e gestire il tilt della telecamera e via dicendo. Poi mettiamo anche il tripod mode. Il tripod mode non è molto bello, ma effettivamente non posso mostrarvi nulla. Vuol dire tripod mode è modalità tre piedi. Praticamente lui riesce a mantenermi fermo
a mantenere ferma l'immagine, è molto più stabile anche negli spostamenti. Infatti questa è la velocità massima che riesco ad ottenere con il tripod mode, molto 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 più lento, molto più calmo anche nel volo. Ottima però magari per iniziare ad utilizzare il drone, per capire come si sposta e poi per fare delle riprese un po' più fluide. A parer mio la fluidità si acquisisce utilizzando le dita, quindi volando. Ok, andiamo avanti con le altre impostazioni. Cosa volevamo vedere? Ah, volevamo vedere il terrain flow, che è molto interessante anche quello, ovvero ci permette di utilizzare un... andiamo, start, hide, ok, io gli do tutto pitch, quindi tutto beccheggio in avanti e vado in direzione collina, vedete? Vado in direzione collina, ma lui, proprio perché ha il terrain flow, si alzerà e seguirà il profilo della collina andando avanti, senza che io debba andare a dirgli di salire, quindi non gli sto dando del throttle, è lui che sta andando in altezza. Ok, torno indietro, notate però che quando vado indietro non va in discesa, quindi non segue in discesa la discesa, ma segue solo ed esclusivamente la salita, mannaggia a lui. Poi un altro interessante, direi l'ultimo interessante menu che vi voglio far vedere è quello del point of interest, quindi la possibilità di ruotare su di un punto. Facciamo che il punto sono io, eccomi qua, gli do apply, mi sposto del raggio che mi interessa come rotazione, facciamo questo raggio qua, gli do start, con la gestione mi dice cosa posso gestire e quindi come mi posso muovere con gli stick, gli do l'ok e lui comincia la sua rotazione attorno al soggetto. Posso decidere di aumentare la velocità semplicemente spostandomi con il roll, posso decidere di alzarmi, posso decidere di allontanarmi dal soggetto e lui continuerà comunque a ruotarmi attorno. Veramente utilissimo per certi tipi di riprese e magari per chi non ha proprio la mano così ferma per poterlo fare anche manualmente. Ok, finito questo, voglio mostrarvi anche normal. Ok, una volta che si esce lui ritorna a posto. Voglio mostrarvi la reattività di questo mezzo per farvi capire come si muove, a che velocità si muove. Vi faccio vedere degli spostamenti veloci a destra e a sinistra in modalità GPS. Se lo metto in modalità sport, lui automaticamente avrà ancora più velocità. In modalità sport, ricordatevi che non ha più i sensori abilitati, come anche in modalità atti. La modalità atti è questa qui e tra l'altro nella modalità atti lui scivolerà senza avere il fix dei GPS. Bene, credo di aver risposto più o meno a tutte le domande. Mi mancherebbe in realtà ancora un test, che è quello dello schianto contro il muro, ma Vittorio, aspetto il tuo mezzo per provare a schiantarmi contro casa. Mi manca anche
un test di distanza massima che mi aveva chiesto Marco Panseri. In Italia ci sono delle regole che ci permettono di arrivare al massimo a 200 metri di distanza se siamo aeromodellisti e a 500 metri di distanza se siamo piloti professionisti, quindi con gli attestati e i riconoscimenti necessari per volare con questi mezzi. Spero che vi sia piaciuta anche questa recensione dettagliata, soprattutto della parte software del nostro Phantom 4 Pro. Se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, spolliciate verso l'alto per questo mio video. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!